piovente weekend estivo ha infiammato, è proprio il caso di dire, le gare del campionato italiano di attacchi di combinata che si sono svolte lo scorso fine settimana a Padova negli impianti dell'ippodromo Le Padovanelle. Per i binomi iscritti e per tutto il comitato organizzatore, due giornate ricche di emozione e soddisfazioni, con il sabato la sfilata delle regioni, che ha ufficialmente dato inizio al grande evento di interesse federale. A rendere ancora più calda, in tutti i sensi, la manifestazione è stata anche la Coppa delle Regioni, competizione che ha visto la vincente sfida all'ultimo punto tra quattro squadre, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, con l'equipaggio di casa che si è aggiudicato una splendida medaglia d'argento. A rappresentare il Veneto, Claudio Lunardon, Andrea Cazzin, Enrico Portella e Matilde Giannotti. Siamo felicissimi perché è già il secondo anno consecutivo che siamo secondi, quindi vuol dire che il Veneto è una regione che funziona. E c'è stata una competizione come sempre amichevole e però agguerrita nei campi, perché insomma ci siamo battuti al punto, cioè proprio per non lasciare nessun punto perso per strada. Notevole la partecipazione di giovani atleti, segno che la disciplina riscuote sempre più interesse. E questa è stata certamente anche l'occasione per osservare il livello di cavalli e driver in vista della stagione agonistica internazionale e dei prossimi impegni degli azzurri all'estero. La manifestazione è riuscita benissimo, abbiamo avuto una consistente partecipazione di concorrenti, circa 83 iscritti, abbiamo visto equipaggi di qualità che promettono bene di andare avanti e di immettersi anche nel circuito internazionale. Gli sforzi di tutti portano ad avere questi risultati, perché l'organizzazione dell'ippodromo delle Padovanelle, l'ospitalità, il gruppo di lavoro della federazione e tutti gli appassionati del mondo degli attacchi ci hanno permesso di avere questa edizione fantastica. C'è un presidente che traina, che tira, un gruppo di lavoro che gli va dietro e quindi questo porta ad avere sempre dei grandi risultati. È un'edizione importante perché vede tante facce nuove, vede tanti tecnici appassionati, tante famiglie che si cimentano con i figli, con le loro passioni in questo sport meraviglioso. Una location con un'ambientazione meravigliosa, con delle strutture che più adeguate di queste non credo che ce ne siano altre, perché a iniziare dai box, la zona dove vengono messe le carrozze, qui al campo in erba dove si è svolta la manifestazione, veramente devo dire il top. È stato molto bello, molto interessante vedere la partecipazione di questi atleti paralimpici. Io sinceramente non li avevo mai visti negli attacchi. E è stata veramente un'emozione grandissima, una questione di pelle d'oca, e credo e invito tutti proprio a partecipare a vedere questo tipo di gare, le gare degli sport integrati. Altro dato importantissimo è il numero degli atleti giovani che ci sono stati. Quindi come presidente del comitato regionale, ma anche come sportiva, devo dirmi molto soddisfatta di questa crescita, di questo sviluppo che soprattutto in questa disciplina degli attacchi veramente vediamo e sono sotto gli occhi i risultati. Ovviamente questo vale anche per le altre discipline, però queste discipline meno conosciute denotano veramente un grandissimo sviluppo. Unanime il plauso all'organizzazione e alla struttura dell'ippodromo, che torna così ad essere il centro nevralgico di importanti appuntamenti sportivi capaci di attrarre il grande pubblico. È sintomo di una rinascita dell'ippodromo, di un cambio di prospettive e di nuovo entusiasmo e di collaborazioni proficue per tutti, proprio perché l'intenzione è quella che l'ippodromo dia il suo significato vero, che è quello di aggregazione di persone, di condivisione di momenti di sport, di convivialità e di entusiasmo.